Lite al centro storico di Trapani, un giocatore del Trapani Calcio è rimasto vittima di un atto vandalico sulla sua auto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno, questo è il nostro servizio. Il centro storico di Trapani è terra di nessuno, denunciano gli abitanti che chiedono più controlli. L'ultimo episodio di violenza si è consumato ieri sera coinvolgendo un giocatore del Trapani Calcio, l'attaccante francese Mbala Nzola. Il calciatore granata, secondo alcune testimonianze, avrebbe sorpreso un uomo armato di coltello intento a tagliargli le gomme dell'auto. Tutto è avvenuto in pochi minuti nella zona della via Orfani. Nzola avrebbe prima chiesto aiuto ad alcuni avventori di un locale che insiste nella zona, poi si sarebbe diretto verso il vandalo con in mano una bottiglia, pare per spaventarlo, frantumandola contro il muro. Il giovane attaccante granata avrebbe riportato alcune ferite alla mano. Nessuna traccia invece dell'autore del gesto, che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sempre nella zona antica della città sono stati registrati 4 scippi in 4 giorni. L'ultimo la scorsa sera in via Ammiraglio Staiti, ai danni di una studentessa di 19 anni che si trovava all'interno della sua auto. Due malfattori le si sono avvicinati aprendo lo sportello e portandole via la borsa. La giovane è riuscita a scendere dall'abitacolo e inseguire i due malviventi, che l'hanno però strattonata e scaraventata a terra. Nel pomeriggio invece, in via Custonaci, nel mirino degli scippatori era finito un commerciante del centro storico. Una 15ina di giorni fa ad essere scippata era stata invece una turista. Ci fermiamo solo per la pubblicità, io vi aspetto. Funierice da record, la società che gestisce la funivia di Erice ha registrato un utile di 362.000 euro, superando i risultati positivi raggiunti lo scorso anno. Le transenne vanno via, torna ad essere balneabile il tratto di costa del lungomare Dante Alighieri di Trapani, interessato dal problema dello sversamento dei liquami. Il Museo del Cretto, si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del Museo del Cretto di Gibellina. Il fine settimana di Arte e Fiori ha preso il via ieri nella scalinata di San Domenico la manifestazione organizzata dall'associazione Tradumari Eventi. E per lo sport, LR si rifà sotto ed è ieri sera la notizia di una manifestazione di interesse da parte dell'imprenditore romano per l'acquisizione del 100% delle quote del Trapani Calcio. Un anno di tranchida e nell'approfondimento di oggi torna la signora Pappalardo. A Sasarina commenterà un anno di tranchida. Cosa ne pensano i trapanesi di questi primi 12 mesi del primo cittadino, con un invito particolare a fine messaggio? Bentrovati con le nostre notizie. La società che gestisce la funivia di Erice ha registrato un utile di 362.000 euro, superando i risultati positivi raggiunti lo scorso anno. Nonostante il crollo delle presenze turistiche in provincia di Trapani, la funivia di Erice continua a registrare numeri in netta crescita. L'assemblea dei soci della Funierice ha approvato il bilancio 2018 con un utile di 362.000 euro, 60.000 euro in più rispetto al 2017, anno in cui l'esercizio finanziario si chiuse con 303.000 euro. La società, con un flusso di passeggeri di 440.161 unità, gode quindi di ottima salute. Per il sesto anno consecutivo, quindi, il management della Funierice, guidato dal presidente e amministratore delegato Franco Palermo e dal direttore generale Germano Fauci, ha consegnato ai soci pubblici, il Comune di Erice e il Libero Consorzio di Trapani, un risultato di esercizio più che positivo. Questo è il frutto di anni di lavoro e di quotidiano impegno. È frutto di accordi e contratti sottoscritti con i tour operator, creando le condizioni per farli salire con l'impianto piuttosto che con i pullman. E io devo ringraziare innanzitutto i dipendenti della funivia e il direttore generale per l'impegno profuso, e senza il quale difficilmente questi risultati potrebbero essere raggiunti. Così come devo ringraziare i soci e anche la politica perché
con la quale abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione, dove non c'è stata mai interferenza da parte della politica, e questo secondo me è un aspetto principale affinché si possano raggiungere questi risultati. Risultati dunque riconducibili alle politiche commerciali e di marketing messe in campo dai vertici della Funierice, che si inseriscono nell'ambito del piano industriale e delle politiche messe in campo anche per intercettare il flusso dei turisti portato dai tour operator. Negli ultimi due anni noi abbiamo fatto crescere il transito dei gruppi organizzati del 22-23% circa. È chiaro che quindi questo ha un significato importante per quello che è il, diciamo, il risultato portato da questo management, perché ripeto, senza le persone giuste messe al posto giusto e nei momenti giusti, questi risultati chiaramente con questi dati macroeconomici, con questi dati statistici in provincia di Trapani non si sarebbero potuti incassare. I frutti del lavoro che oggi stiamo raccogliendo partono da lontano, non sono occasionali. Senza programmazione, senza un piano industriale che è stato redatto diverse volte, che è stato aggiustato in funzione anche delle difficoltà. Ricordo la guerra in Libia nel 2011, piuttosto che le difficoltà che riguardano l'aeroporto negli ultimi due anni. E noi non ci siamo mai lasciati andare, non ci siamo mai depressi rispetto a queste situazioni contingentali, e abbiamo cercato di aggredire il mercato andando a trovare i contratti che ci potessero poi garantire i transiti tramite le navi da crociera, piuttosto che con i tour operator che veicolavano i turisti anche da Palermo e quant'altro. Un'auto è piombata sulla processione in onore di Maria Ausiliatrice ad Alcamo. Il corteo religioso stava percorrendo Corso dei Mille per far rientro in chiesa. Due i feriti, tra i quali un bambino. Le loro condizioni tuttavia non destano preoccupazione. L'auto, una Nissan Micra, è stata poi ritrovata dalle forze dell'ordine in via Goldini. Ora è caccia conducente. Il caso della nave di Ciotti, disordini a bordi della Vostra Lassa, enfatizzati, proteste da parte degli immigrati per paura di tornare in Libia, assolti i due presunti responsabili. Assolti dal Tribunale di Trapani Bishara Ibrahim Tuani, di 32 anni, senegalese, e Ibrahim Hamid, ghanese, di 27 anni, i due migranti sbarcati la scorsa estate nel porto del capoluogo dalla nave Ciotti della Marina Militare Italiana ed accusati di aver provocato disordini a bordo del rimorchiatore italiano Vostra Lassa, che li aveva soccorsi al largo delle coste libiche con altre 65 persone. I due erano chiamati a rispondere di minacce, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi due anni di reclusione. Il tribunale li ha invece assolti, accogliendo la richiesta dei difensori, che hanno documentato, attraverso un rapporto stilato dai commissari dell'UNHCR, le condizioni di degrado e di violenza a cui vengono sottoposti i migranti imprigionati nei campi in Libia. La vicenda risale allo scorso mese di luglio ed è finita alla ribalta di tutte le cronache locali e nazionali per il solito stop allo sbarco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo ben due giorni in mare, ad autorizzare lo sbarco fu il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella. La Ciotti era intervenuta a seguito di una richiesta d'aiuto da parte del comandante della Vostra Lassa, che dopo aver soccorso 67 migranti al largo delle coste libiche aveva denunciato di essere stato minacciato ed aggredito da un gruppo di migranti che si opponevano alla decisione di far rotta verso il paese nordafricano. Sulla ricostruzione si registrarono dichiarazioni non univoche da parte dei vertici della Vron, società olandese proprietaria della Vostra Lassa, che lavora nel servizio di sorveglianza di una piattaforma petrolifera Total. Il portavoce Cristiano Vattuone, intervistato all'epoca dei fatti dal giornale La Verità, dichiarò: «Nessuna insurrezione a bordo, la situazione è stata ingigantita dai giornali, non c'è stato nessun ammutinamento e nessuno è stato pestato». In un'intervista al Secolo XIX invece, Christopher Savoy, responsabile affari legali del gruppo, disse: «Non abbiamo chiesto di entrare in porti italiani, non siamo trafficanti e abbiamo virato a nord dopo che l'equipaggio ha subito minacce dai migranti». I due potenziali colpevoli di quelle violenze, ovvero Bishara Ibrahim Tuani e Ibrahim Hamid, vennero arrestati su disposizione della Procura di Trapani il giorno dopo lo sbarco dalla nave della Marina Militare. Oggi l'assoluzione che mette la parola fine sulla vicenda. Saranno tolte oggi le transenne sul litorale Dante Alighieri che impedivano l'accesso ad un tratto di mare inibito alla balneazione e alla pesca. Vediamo.
La vicenda si trascina da anni ed è ben nota. Lo sversamento in mare dal pennello che si trova sul lungomare Dante Alighieri, che in occasione di rotture di tratti della rete fognante viene aperto per evitare ulteriori danni. Una vicenda che ha visto negli ultimi mesi la consigliera Francesca Trapani contrapporsi, dati alla mano, all'assessore Ninni Romano. La scorsa settimana la consigliera, esibendo i dati delle analisi delle acque fatte dall'ARPA durante uno degli sversamenti, ha chiesto e ottenuto la chiusura del sito alla balneazione. Ieri l'assessore, esibendo altri dati rilevati dall'ASP nei giorni scorsi, ha disposto la riapertura alla balneazione e alla pesca del tratto di Arenile, relativo ai 300 metri a est e 300 metri ad ovest dal pennello di via Tunisi, in direzione della palestra ex Dante Alighieri. Le campionature delle acque che l'amministrazione ha rese pubbliche risalgono allo scorso 22 maggio e rilevano la totale assenza dei due precedenti indicatori di inquinamento microbiologico nell'acqua di balneazione. L'assessore Romano, da noi sentito, ha confermato che l'amministrazione sta lavorando per risolvere il problema, individuando nuove tecnologie per intervenire sulla vecchia rete fognante. E in attesa che il problema venga risolto, si procederà contemporaneamente alla segnalazione di eventuali anomalie alla chiusura del sito alla balneazione. La prossima settimana l'Assessorato regionale ai beni culturali renderà noto il nome dell'azienda che si è aggiudicata la gara per la gestione della colombaia. I termini per l'aggiudicazione della gara sono scaduti lo scorso mese di gennaio. All'apertura delle tre buste con le relative offerte ne è stata esclusa una per mancanza di requisiti, mentre per un'altra è stato chiesto il soccorso istruttorio, ovvero la possibilità di integrare opportuna documentazione sulla liquidità finanziaria. Alla data di scadenza della proroga da parte della ditta sollecitata non è pervenuta alcuna integrazione, pertanto anche questa verrà esclusa. Resta la terza offerta e la Commissione provvederà nei prossimi giorni a darne comunicazione ufficiale. In attesa che vengano avviati i lavori per il nuovo utilizzo del sito, che ricordiamo non è composto dal solo immobile storico ma anche dalla vecchia struttura una volta adibita ad area lavorativa e ricreativa per i detenuti, oggi pomeriggio l'associazione Salviamo la Colombaia organizza la 12ª edizione del Colombaia Day. Alle 17 alla Lega Navale si discuterà del futuro del monumento simbolo della città alla luce della gara per l'affidamento del sito da parte dell'Assessorato regionale ai beni culturali. Domani mattina visita guidata alla Colombaia ed il consueto annullo postale per le cartoline raffiguranti l'antica torre Peliade. Andiamo un attimo in pubblicità. Il Museo del Cretto. Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del Museo del Cretto di Gibellina. Il fine settimana di Arte e Fiori ha preso il via nella scalinata di San Domenico la manifestazione organizzata dall'associazione Tradumari Eventi. Eller si rifà sotto e di ieri sera la notizia di una manifestazione di interesse da parte dell'imprenditore romano per l'acquisizione del 100% delle quote del Trapani Calcio. Inaugurato il Museo del Cretto di Gibellina. Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del Museo del Cretto di Gibellina, fortemente voluto dall'assessore alla cultura e il critico d'arte Tanino Bonifacio. Il sindaco Salvatore Sutera, consapevole del grande valore della struttura, ha ricordato che presso l'ex chiesa di Santa Caterina ai Ruderi di Gibellina il museo vuole essere un punto di riferimento che accoglie, informa, guida i visitatori che si augura saranno sempre più numerosi. È un momento importante che noi abbiamo voluto fortemente, anche forzando un po', perché chiaramente poi avremo anche come gestirlo, ma di questo ci stiamo attrezzando, ma è un momento importante il museo, che rappresenta chiaramente una parte, perché questo vuole essere un centro di accoglienza sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista culturale ma anche la possibilità, ecco, di rifocillare, di accogliere, di informare le persone. Quindi questo rappresenta sicuramente, è un momento importante, perché noi vogliamo fortemente valorizzare ulteriormente il Cretto, che per noi gibellinesi, ma non solo, è il monumento più importante, è quello che simbolicamente rappresenta più la tragedia, ma associata alla tragedia, alla rinascita di questo popolo. C'era bisogno, in verità, che un museo
un centro di documentazione spiegasse al nostro visitatore, al viaggiatore che viene qui a vivere il Grande Cretto, com'è nata quest'opera, qual è stata la genesi. E questo museo, attraverso una narrazione fatta per immagini, per video, narra, racconta che proprio qui c'era una città colpita dal terremoto e subito dopo la morte, subito dopo il disastro, un grande artista è venuto qui per dare senso a questa morte, senso a questo disastro, coprendola con un lenzuolo, con un sudario che replicasse il corpo, che replicasse la carne di questa città, perché il Cretto di Burri non è altro che un sudario che ripropone il volto della città. Inaugurata ieri a Trapani la nona edizione della scalinata Arte Fiori 2019 allestita lungo la salita del San Domenico, ma a causa del maltempo di queste ore l'allestimento è stato spostato all'interno del chiostro di San Domenico. La manifestazione si è aperta con i ritmi dei tamburini trapanesi Trinacria. Presente alla cerimonia inaugurale il sindaco Giacomo Tranchida assieme all'assessore Enzo Abruscato a dare la benedizione Monsignor Gruppuso, mentre il maestro Claudio Maltese, aprendo questa nona edizione della scalinata Arte e Fiori, ha tenuto a ringraziare quanti hanno collaborato alla manifestazione, quest'anno incentrata sul tema della Maria Madre della Redenzione. I 13 scalini raccontano le litanie mariane simboliche attraverso dei quadri realizzati con fiori e vari materiali composti dai giovani artisti trapanesi. L'esposizione floreale si potrà visitare per tutto il fine settimana, ma a causa del maltempo di queste ore oggi è stata spostata all'interno del chiostro di San Domenico, che sarà dunque aperto al pubblico fino a l'una di notte. Questa sera alle 21.30 in programma c'è lo spettacolo dei musici e sbandieratori Real Trinacria a Trapani Erice. Il chiostro di San Domenico riaprirà i battenti domani mattina alle 9 con l'allestimento, che si potrà visitare fino alle 21. A piazzetta San Domenico ci saranno anche i giochi per i bambini nel Baby Park curato dall'associazione Smile di Trapani. L'evento è realizzato dall'associazione Tradumari Eventi, guidata dal maestro Claudio Maltese, con il patrocinio del Comune di Trapani. Chiedo scusa. Seconda giornata, quella di oggi, al Polo Universitario per il primo simposio di biologia marina. Oggi si parlerà di biotecnologie marine. Abbiamo ascoltato il rappresentante regionale del Dipartimento della Pesca. Il vostro Dipartimento guarda con molta attenzione a questo simposio di Trapani, perché le emergenze della plastica, dell'inquinamento, della microplastica nei mari è oggi un fenomeno da attenzionare. Sì, il Dipartimento di per sé comunque è un Dipartimento tecnico. Negli ultimi anni ha alzato un po' l'asticella, guardando più, diciamo, la parte divulgativa e in collaborazione proprio con le istituzioni scientifiche, quindi non poteva non patrocinare ed essere presente a questo primo simposio, e che dà l'occasione per fare ancora rete con tutti gli organismi scientifici regionali ma anche extraregionali, soprattutto in prospettiva nel programma progettuale del Dipartimento, che vede le cosiddette misure a titolarità finanziate dal Fondo Strutturale per la Pesca e l'Acquacultura, il FEAMB, dove per titolarità si intende che il beneficiario è la regione stessa, che attraverso organismi attuatori, come possono essere gli organismi scientifici, attiva protocolli sperimentali dimostrativi su sia la pesca che l'allevamento, le trasformazioni e quant'altro, per poter poi divulgare attivamente presso le imprese. Sei comuni dell'Agro Ericino, su invito della FIDAPA di Paceco, adottano la Carta dei diritti della bambina. Su iniziativa della FIDAPA, i comuni di Erice, Buseto Palizzolo, Paceco, Valderice, Custonace, San Vito Capo ed Erice, nel corso di un incontro avvenuto nel salone della parrocchia della Madonna di Fatima, hanno sottoscritto un protocollo per la difesa delle bambine. La carta, costituita da 9 punti, è stata approvata alla unanimità durante il meeting delle presidenti il 30 settembre 2015. La stipula del documento è avvenuta in occasione della premiazione del concorso videofotografico di Pari Passo, a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole dei comuni e i Lumericini.
All'incontro erano presenti i sindaci di Paceco, Giuseppe Scarcella, di Custonace, Giuseppe Morfino, insieme all'assessore ai servizi sociali e la pubblica istruzione Emanuela Mazzara, il sindaco di Buseto Palizzolo, Roberto Maiorana, e l'assessore alle pari opportunità del comune di Erice, Patrizia Baiata. Soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa è stata manifestata dalla presidente della FIDAPA Terre dell'Elimo e Ricino. In occasione della giornata europea dei parchi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri al Quirinale una delegazione di Federparchi e Europarchi, rappresentanza delle aree protette italiane. Il presidente del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Salvatore Gabriele, introdotto dal presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, ha ringraziato Mattarella per l'impegno profuso nel 2016, quando in situazione di estrema emergenza il capo dello Stato istituì l'ente parco a tutela di un patrimonio che stava bruciando, al fine di dare subito mezzi e strumenti a supporto del recupero paesaggistico. Ci spostiamo a Favignana, Cala Rossa, proclamata seconda spiaggia più bella d'Italia. Quelle acque azzurrissime che incantano i turisti furono teatro nel 241 a.C. della cruenta battaglia tra romani e cartaginesi. Cala Rossa, a Favignana, deve il suo nome a quell'evento che sporcò di rosso il mare. Bellezza e storia fanno oggi di Cala Rossa un angolo di paradiso ricavato tra le cave di tufo che circondano la baia con un fondale turchese e acque cristalline. E Cala Rossa è stata incoronata seconda spiaggia più bella d'Italia da TripAdvisor, che ha valutato le recensioni e i commenti lasciati negli ultimi 12 mesi dai suoi utenti. Nella speciale classifica di TripAdvisor, Cala Rossa segue Baia dei Conigli a Lampedusa e precede la spiaggia di Tropea in Calabria. Un nuovo ennesimo riconoscimento che ci giunge dai turisti italiani ed europei, commenta il sindaco di Favignana Giuseppe Pagotto, a conferma del successo turistico di tutto l'arcipelago e di anni di valorizzazione, promozione e tutela dell'ambiente, la cui politica si è rivelata vincente. Questa primavera è un po' scostante, vediamo le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo nuvoloso con piogge. Le temperature saranno attorno ai 17 gradi. I venti soffieranno da est. Il mare sarà poco mosso. In serata il cielo continuerà ad essere nuvoloso con venti sempre di levante. Per domani mattina sono previste piogge. Le temperature minime saranno attorno ai 15 gradi, 20 le massime. Il mare sarà mosso, i venti continueranno a soffiare da est. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Adesso andiamo in pubblicità, ma poi torniamo con lo sport. Eccoci qui con lo sport, subito un appuntamento, parliamo di San Vito Lo Capo. Oggi pomeriggio ospiterà l'ottava edizione della corsa Zero Barriere, che si svilupperà sulla distanza di 7200 metri sulla spiaggia del lungomare. L'iniziativa è promossa dalla Disabili No Limits, sezione ASD Project Diver Team. Obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere la cultura dello sport accessibile a tutti e facilitare l'avviamento sportivo, in particolare delle persone con disabilità. Adesso invece torniamo a parlare del Trapani Calcio. Per quanto riguarda il campo, torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio e la preparazione continuerà a porte chiuse. Invece adesso parliamo invece dal punto di vista societario, e di ieri sera la notizia di una manifestazione di interesse da parte dell'imprenditore romano Giorgio Heller per l'acquisizione del 100% delle quote del Trapani Calcio. Le due parti, quindi Heller e De Simone, si sono sentiti telefonicamente in mattinata, stanno parlando di numeri, per cui a breve avremo degli aggiornamenti. Intanto vediamo il servizio. A volte ritornano. Dopo un primo tentativo che risale ai mesi scorsi, è notizia di ieri sera che l'imprenditore romano Giorgio Heller ha inviato una manifestazione di interesse all'amministratore delegato Maurizio De Simone per l'acquisizione del 100% delle quote del Trapani Calcio. Una posizione, quella di Heller, che non si discosta dalla volontà espressa tempo addietro. Una vicinanza con i tifosi granata che non si è mai interrotta. Un intervento, il giorno dopo la conferenza stampa del 7 maggio in cui è intervenuto la D. De Simone per smentire le parole di quest'ultimo circa il fallimento di una
società con lui a capo. Ora, e parlano i fatti, la situazione societaria del Trapani è un'incognita sempre più grande ed il fatto che i tempi siano così ristretti di certo non aiuta. Occorre ora vedere quale sia la posizione di De Simone. Da quanto ci risulta, l'offerta pervenuta è sostanziosa e la volontà di Heller è quella di concludere nel più breve tempo possibile, tanto che già in queste ore ci potrebbero essere ulteriori sviluppi. È per questo che, nonostante l'accordo a rilasciarci un'intervista telefonica, Giorgio Heller preferisce attendere queste evoluzioni per comunicarci le novità. Insomma, un risvolto per tanti inatteso, per altri sperato, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Non ci resta che attendere. Un anno di tranchida. Per la nostra rubrica del sabato, Francesco, la signora Pappalardo on the road, la Sassarina commenterà un anno di tranchida. Cosa ne pensano i trapanesi di questi primi 12 mesi del primo cittadino, con un invito particolare a fine messaggio? Già un anno passato quando avevi cacciato la usina con tranchida. Madonna! Zitto, ti sentiamo soffrando di dire giapponese? Pronto? A un anno di distanza dall'amministrazione tranchidiana, che ne pensa? Ma non capisco niente di queste cose, oddio. Ho visto qualcosa, ma non tutte queste grandi cose che aveva detto. La signora è a casa, ci segue da casa. Quindi se la vuole salutare me la saluti. Ciao, come si chiama? Sarina. Sarina, Sarinetta. E chiamo già Tunnaredda. A me mi sembra che sta facendo delle buone opere. Salia Cucea, signora Pappalardo. Sindaco Tranchida, che ne pensa lei? Non lo so. Come non lo sa? Un Lucano ci sta facendo tante cose sbagliate. Amore mio. Tesoro. Tu sei la vacca e io sono il toro. Penso che va bene. La cosa che non mi è piaciuta è stata il passaggio pedonale che ha fatto. La pista ciclabile, che è una schifezza. Lanciamo un appello al sindaco Tranchida. Che cosa deve migliorare a Trapani? A pubblicare tutte le cose che ci sono porcherie per vere, tutte le topi che ora vi ci piano, e queste cose da mezzo non era bisogno che le faceva. Passavano giornalmente e li picchiavano a tazzatura e basta. Bocciato, anche se sono di Paceco. Non entra a pensare, compagno. Che cosa mi dice in merito al sindaco? Dai a pensare, lo sindaco Tranchida che ha pensato, che ha pensato. Sarà che è buono sindaco, sarà, sempre con punto interrogativo. Ci doveva essere anche prima. Che se sa pigliare la bicicletta e se vuoi su un giro nelle frazioni di Trapani. Ma no, non sono interessato a queste cose, pertanto io manco italiano sogno, perché io non. Come non italiano? Un sogno italiano. Se mi parla siciliano pure. E allora? Ma penso che viva a Trapani, no? E per adesso, perché io sogno di passaggio qua. Io sogno da buon mondo. C'è qualcosa che vorrebbe dire, insomma, di migliorare? Di chiudere il mercato, perché c'è polvere, vendere e ne vengono qua. Fa freddo di impazzire. Dobbiamo fare un mercatino di pesce con le prefabbricate qua, dove c'era il vecchio stabilimento di Castiglione. Non ha fatto niente, ma la strada nostra, ogni pittura è tanto che ci capi tu stesso quando passa. È una persona abbastanza positiva per Trapani, perché ci voleva. Non ho pensieri in merito, perché non ho visto nessun cambiamento, per la verità. Signora Pappalardo, un bacione ci mando. Signor Francesco, dici che avete tanto torto giù cristiano? Salutiamo di caccia in danni molto no, ma pare un becchino antico preciso come combinato.
Signor Tranchisa mio, Tranchita, ma scusate, che buone sogno sto tutta. Lei a me mi piace come sindaco, se... E diciamo che in questo anno ne ha fatto cose belle per Trapani. Però ancora, sanno me, ce ne assai cose di fare assai. A Simischini non è caduto l'ufficio, sanno me. Ce ne assistimassi meglio magari sti capanne. Cioè, come si chiamano? I di luna, gioco. Ce li chiudissi con meno. Che buone sentono freddo, mischine. Eppure quel che ci va. Io per esempio non ci vai mai, perché a verità con la ciosina all'ossa gioca a buffarsi lo fitto. Lei ci sta ogni tanto a cattare si pisce, e facessi contente. C'ha ne belli maialline, c'ha ne belli pupiceggia, chi vuole fare la pasta a loro che pisce, oppure un peggio couscous. Comunque, signor Tranchita mio, una cosa è sicura, che lei oggi a essere una bravissima persona, è pure un bell'uomo, a verità, ci vuole avere. Anzi, se qualche botte è libero e si vuole pigliare un caffè con mia, a disposizione. Manamana. 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 Manamana.